Voglio fare un grosso in bocca al lupo a tutti i miei colleghi che ce l'hanno fatta, ed in particolare un grosso in bocca al lupo all'avvocato Castiello, che con la sua simpatia, la sua competenza, la sua grinta è riuscito ad entrare in Senato. Voglio ringraziare anche tutti coloro all'interno del Movimento 5 Stelle che hanno creduto in me e che mi hanno sostenuta. Ed ora mi raccomando, occupatevi a fare in modo che l'Italia veramente torni ad essere un paese normale. Io ci credo tanto e so che riuscirete a farlo, perché siete l'unica forza politica che non ha mai rotto le promesse che ha fatto. Per me questa battaglia è stata solo l'inizio di un percorso che continuerò a seguire. Nonostante non sia riuscita a entrare in Parlamento, per me essere entrata in campo, aver lasciato tutto per battermi con il Movimento 5 Stelle vale molto di più. Voglio continuare a combattere per quelle 42.000 persone che hanno creduto in me e che tanto volevano che ce la facessi. E appunto per me questa non è assolutamente una sconfitta, ma è semplicemente uno stimolo per battermi ancora di più, per donare un mio appoggio al Movimento 5 Stelle e per continuare a fare in modo che l'Italia finalmente diventi un paese normale. Vi ringrazio di cuore per tutto quello che mi avete dato, per le emozioni uniche che ho avuto e per appunto aver fatto in modo che questa esperienza elettorale, questa campagna elettorale, resti ferma nella mia mente. Grazie.